solo una alta autorità morale riconosciuta anche oltre i confini della sfera religiosa poteva organizzare un appuntamento così importante come questo. Ed è la ragione per la quale, a nome dei sindaci italiani degli 8.100 comuni d'Italia, aderenti all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, desidero rivolgere il più sincero apprezzamento e ringraziamento alla Santa Sede, al Santo Padre, alle Pontificie Accademie per aver voluto questo appuntamento così importante. E lo faccio a nome dei sindaci italiani, indipendentemente dal loro colore politico, di destra, di centro, di sinistra, indipendentemente dalla posizione geografica nord, centro, sud, indipendentemente dalla grandezza delle città. Desidero rivolgere un saluto affettuoso ai sindaci e ai governatori provenienti da ogni parte del mondo. L'essere umano è una creatura di questo mondo che ha diritto a vivere e ad essere felice ed inoltre ha una sua speciale dignità. Questa frase mi ha particolarmente colpito nella splendida enciclica Laudato Si'. La definizione di essere umano coincide perfettamente con quella che ogni sindaco dovrebbe avere del proprio cittadino ed in fondo anche della propria città. Anch'essa la città è un organismo vivente. Una città nasce, cresce, si ammala, guarisce, invecchia, muore. Anch'essa ha un carattere, ha pregi e difetti. Io sono sindaco di Catania. Un'antica città siciliana fondata nell'800 a.C., adagiata su un grande vulcano, l'Etna, e perciò dinamica e operosa, tante volte distrutta nella sua lunga storia, tante volte ricostruita. Questo vulcano attivo è simbolicamente una sorta di torcia accesa che fin dalla preistoria ha guidato marinai di ogni provenienza. Anche oggi migliaia di migranti vengono sbarcati nel nostro porto, nei nostri porti, dopo aver rischiato la vita in una terribile odissea e magari dopo aver visto morire figli, sorelle, genitori. A chi non abbiamo potuto donare un sorriso, una minestra calda, perché la nave ci ha consegnato solo corpi esanimi, abbiamo regalato una sepoltura dignitosa. Corpi senza nome giacciono nel nostro cimitero, in una tomba costruita dai meravigliosi ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti. E in ogni tomba senza nome abbiamo messo un verso di una bella poesia, Migrazioni, del primo premio Nobel africano, Wole Soyinka. Banchi di sabbia seguono i miei passi, banchi di sabbia di deserto, di sindoni incise dal fondo marino, poiché alcuni se ne sono andati così, prima di ricevere una risposta. Ci sarà il sole o la pioggia? Siamo approdati alla baia dei sogni. C'è un termine arabo, miskin, la cui radice troviamo in diverse lingue, dal turco al portoghese, dallo spagnolo al francese, persino nel mio dialetto, il siciliano, con cui si indica una persona ridotta alla miseria più assoluta, senza più nulla da perdere se non la propria vita. E voglio dire di essere orgoglioso del fatto che la gran parte dei comuni italiani, a partire da quelli siciliani, pur tra mille difficoltà economiche, abbiano saputo accogliere i mischini, gli ultimi degli ultimi, senza restare sordi a quelli che Papa Francesco ha definito nell'enciclica i gemiti degli abbandonati del mondo. La stragrande maggioranza dei comuni italiani, e anzitutto quelli della mia isola che si sono sobbarcati per troppo tempo in solitudine l'onere della prima accoglienza, è stata all'altezza della sfida umanitaria. Anche se paure, tante volte immotivate, vengono create per generare insicurezza, se non addirittura xenofobia, quasi come se nel mondo attuale potessimo rinchiuderci nel nostro castello ed alzare il ponte levatoio. Rivolgo un appello convinto ai media,
a non generare allarmismi ingiustificati e alle forze politiche a non trasformare il dramma solo in una disputa elettoralistica. E rivolgo il mio invito soprattutto all'Unione Europea, affinché non nasconda la testa nella sabbia, perché accolga nelle forme possibili coloro i quali fuggono da guerre, da dittature, da estreme povertà, perché l'Europa sia all'altezza della sua storia e non volti le spalle a quella civiltà che ha saputo creare. Anzitutto colpendo duramente, come hanno fatto i giudici della mia città, i trafficanti degli esseri umani. Due sono stati condannati un mese fa all'ergastolo. Si tratta di criminali senza cuore e senza anima. E punendo altrettanto severamente coloro i quali sfruttano, come ridotti in una moderna schiavitù, i migranti arrivati sulle nostre coste, costretti ad esempio a lavorare in condizioni disumane in alcune zone agricole del nostro paese. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. E siamo inoltre decisi a impegnarci con rinnovata e crescente determinazione per la sostenibilità ambientale, per attenuare i rischi di quel cambiamento climatico di cui stamattina abbiamo ascoltato numeri e giudizi impressionanti. Molto possiamo fare, soprattutto nelle città, a partire da quelle più grandi, dove sempre di più si concentra la maggioranza della popolazione del nostro pianeta. Pensiamo solo alla mobilità urbana. Pensiamo all'esigenza di offrire alternative valide al trasporto privato su auto a benzina o a diesel. Proprio due giorni dopo la pubblicazione dell'enciclica, i sindaci italiani, insieme con i rappresentanti del governo, si sono riuniti a Catania per stilare un impegno, una carta per la mobilità sostenibile. Miglioramento del trasporto pubblico su ferro, auto elettriche, piste ciclabili, car sharing, ogni strumento utile per ridurre l'enorme spreco di energia e di produzione di CO2 va praticata concretamente. E porteremo il nostro contributo al vertice sul clima di Parigi, non solo con idee ma con azioni, non dimenticando che in questa doverosa sfida dobbiamo avere, se occorre, il coraggio della impopolarità. Tanti cittadini ci chiedono di far diventare la città sempre più a misura d'uomo, aumentando il verde, creando una mobilità sostenibile per limitare quell'inquinamento che dissemina lutti in ogni famiglia, di lavorare per ridurre certi ritmi ossessivi, inumani, per creare piazze e parchi, per ritrovare un rapporto umano con la natura e spazi di socialità che senza la mediazione del web produce solidarietà e umanità. Per questo, noi sindaci italiani dichiariamo la nostra disponibilità a un impegno crescente e a lavorare per provare a dare ai cittadini, creature di questo mondo, appartenenti alla famiglia degli esseri umani, il diritto di vivere e di essere felici. Grazie. 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 Grazie.